le macchine motrici, operatrici e le fonti di energia. Le fonti di energia possono essere solide, ad esempio il carbone o la legna, liquide, ad esempio il petrolio ed i suoi derivati, gassosi, come i gas naturali ed il metano. L'energia dei fluidi si dice potenziale quando è possibile riceverla tramite la caduta di un grave grazie alla forza gravitazionale, si dice cinetica quando è associato al movimento del fluido. Le macchine a fluido possono essere distinte in due categorie fondamentali, le macchine a fluido motrici le quali trasformano l'energia potenziale o cinetica termodinamica in energia meccanica solitamente disponibile su di un albero rotante, le macchine a fluido operatrici le quali ricevono lavoro meccanico e trasferisco al fluido energia potenziale o cinetica termodinamica. Un esempio di macchina motrice è quello della macchina motrice di tipo volumetrico alternativo nella quale lo stantuffo che riceve la pressione della combustione del fluido, produce lavoro reso disponibile sull'albero rotante della macchina.